Ciao a tutti, buonasera, buongiorno e buon pomeriggio, dipende da che ora vedete il video, non lo so, non lo posso sapere. Questo qua è un tutorial per farvi vedere come fare il viso dei miei oramai famosissimi folletti, visto che piacciono a tutti, e sto cercando appunto il modo più semplice per farvi vedere la procedura. Quello che ci occorrerà sarà un fimo color carne, e io ho scelto questo qua della marca della Cernit. Non so se lo vedete, penso di sì. Poi un fimo color raspberry, penso sia ciliegia, credo, ed è questo qui, per fare, poi vi spiegherò cosa. Bianco e nero. Allora, ovviamente col fimo rosa andremo a fare la testa, il nasino a pallina e le orecchie a punta. Poi invece con rosa faremo le guanciotte, le guancettine rosa sotto gli occhi, un po' alla cartone animato stile manga, e la lingua, perché piace la linguaccia da fuori. Col bianco andremo a fare invece appunto l'occhio, e invece col nero andremo a fare un po' le ciglia l'interno della bocca. Ecco qua. Poi per fare i capelli, il colore degli occhi deciderete voi. Io penso che userò un azzurro o un verde. Poi vedremo, tanto ne servirà pochissimo. E il folletto che andremo a utilizzare sarà tipo questo qui. Adesso ve lo faccio vedere. Ok, era questo qui, più o meno. E niente, buon tutorial. Mi raccomando, se decidete di fare un folletto stile... Non dico uguale al mio perché sono tutti diversi quelli che usciranno fuori, almeno citatemi nei commenti, dite l'ho fatto grazie a Famous Love e niente, inizia il tutorial. Bene bene, eccoci qui, già ci sono le mie mani che stanno lavorando, fanno tutto per fatti loro, ovviamente sono loro quelle che creano, non io. E sto già un po' ammorbidendo la pasta di fimo color rosa carne, che sarà proprio la cosa più importante da sistemare, insomma, al momento. Ok, prendiamo una pallina di media grandezza, aspettate un attimo che la compatto un po', più o meno di questa grandezza. Non la facciamo precisamente proprio tonda, sarà un po' più ovale. Ok, ed eccola qui, e la appoggio qui. Cosa importante con questo attrezzo, che è fenomenale, io le adoro, sono tre. Uno c'ha appunto la pallina d'acciaio media, e dall'altro lato c'è questa sorta di pennello in silicone, vediamo se lo vediamo meglio, ok, eccolo qui, con il quale si possono fare molti ma molti dettagli. Poi c'è quello con la pallina d'acciaio un po' più grande, diciamo la più grande, con questa parte del silicone c'è una sorta di punteruolo, sempre in silicone, un po' più lontana, eccola qui, con il quale sempre si possono fare molti particolari. E quello che io uso di più invece è quello con la punta, con la pallina minuscola, sempre d'acciaio, e dall'altro lato c'è un'altra sorta di punta matita in silicone, una forma di una matita, insomma. Ok, con il secondo, diciamo quello medio, andiamo a praticare due buchi, uno qui e uno qui, sempre un bel po' distanti tra di loro, eccoli qui, che saranno i nostri occhietti. Eccola qui, la nostra testa con i nostri occhi, la metto, diciamo, poi decidete voi il lato che vi piace di più. Intanto prendiamo del fimo bianco, che ci aiuterà a, appunto, dividendolo in due palline da infilare appunto nel due fessure che utilizzeremo come occhi. Cerchiamo di farle simili le palline bianche, il più uguale possibile, in modo che il fimo sia lo stesso. Io non sono per precisissimo, però toccandole insieme da una parte e dall'altra sembrano uguali. Prendiamo la testolina e ne infiliamo una da un lato e una dall'altro, e schiacciamo leggermente, ci aiutiamo un po' con le dita qui, gli diamo una forma un po' più ovalizzata, un po' sempre stile manga. Con questo qui, con la punta arrotondata media, mi vado ad aiutare un po',
e schiaccio leggermente il bianco. In modo da farlo aderire bene all'altro, al fimo rosa carne che c'è sotto. Lo aggiustiamo un po' con le dita. Non vi preoccupate se un occhio sembra più grande o più piccolo dell'altro, lo andrei a sistemare dopo, sempre con questi fantastici aggeggi. Ok, questo è il secondo passaggio. Terzo passaggio invece è prendere, io ho scelto il Blue Effect con i brillantini dentro, che è stupendo, uno dei miei preferiti della linea Fimo Effect, e prendere una pallina e molto molto piccola come questa, ve la faccio vedere se riuscite a vederla, eccola qui, e farne due uguali. Sempre queste cose, due uguali uguali, sono difficilissime, sembrano simili. Ok, prendiamo la testa con il pennino medio, insomma, li chiamo i pennini, facciamo un buco al centro, leggero, non troppo, diciamo, infossato, e andiamo a posizionare i pallini colorati di Blue Effect. Ok, li sistemiamo sempre un po' con le dita inizialmente, ma dopo ci aiutiamo con il pallino medio argentato e lo schiacciamo perfettamente in modo da farlo aderire. Perfetto, questo è il terzo passaggio. Vediamo un po' se mette a fuoco. Ok, terzo passaggio. Il quarto passaggio invece prevede l'utilizzo di 4 piccole palline bianche da utilizzare sempre nell'occhio. Sono quelle che danno appunto l'effetto del riflesso, un po' sempre stile cartone animato, e andremo a tagliuzzare proprio minuscole parti di bianco. Resta poco simili perché è quasi impossibile, e faremo dei piccoli pallini. 1, 2, 3 e 4, eccoli qui, sono pronti i miei pallini. Li andrò a prendere con appunto la lama tagliamo tutto, con il pallino più piccolo, e li andremo a posizionare nell'occhio. Poi deciderete voi ovviamente che direzione dargli, insomma, dove li volete piazzare. Io uno lo metto sempre qui, lo schiaccio sempre un po' di più dell'altro, e un altro lo mettiamo un po' in obliquo, ecco qua, e lo schiacciamo in modo che uno sembri un po' più grande e un altro un po' più piccolo. Non so se riuscite a vedere bene. Ok, adesso lo vedete bene, ecco qui, e un altro lo facciamo uguale dall'altro lato, come se fosse a specchio però questa volta. Quindi il pallino un po' più grande lo mettiamo su e lo schiacciamo, il pallino un po' più piccolo lo lasciamo giù, eccolo qui, senza esagerare, sennò dopo non sembrano uguali. Questo è il passaggio, ecco qui. Vediamo. Eccolo qui, quindi potete metterla così la testa o così, poi dipenderà come vi ispira un po' più la personalità del folletto. Io vado sempre molto a personalità. Ok, questo dovrebbe essere tipo il quinto passaggio, ho perso i passaggi. Rimodelliamo e scaldiamo un po' il fimo color carne tra le mani, che ha bisogno di una riscaldatina ogni tanto, vuole essere coccolato, è importantissimo appunto dargli quella giusta consistenza, quella giusta, ecco qua, siamo quasi arrivati alla consistenza che mi serve. Perfetto, cosa facciamo adesso? Prendiamo un piccolo pallino minuscolo per fare il naso. Io lo prendo, lo faccio sempre tipo una sorta di, come se fosse un po' ovale. Ho deciso che la faccia più simpatica del folletto è questa qui, da questo lato qui, e piazzo il nasino così, eccolo lì. Ok, lo vado a sistemare un po' con nei lati con l'attrezzo, con la pallina piccolina, in modo che aderisca.
e con la pallina un po' più grande, no, non questa, quella un po' più grande, vado a dargli un po' di forma. Tutti i folletti primi che ho fatto erano senza naso, invece questa volta ho cominciato a farli con i nasi e sono molto più carini ovviamente. Ok, questo era il naso. Invece per le orecchie è molto molto più semplice la cosa. Il naso è sempre piccolino, casca e dà problemi. Per le orecchie invece faremo questa cosa. Faremo un piccolo tubicino di fimo. Lo allunghiamo più o meno di queste dimensioni. Ok, vado a tagliare le estremità di circa un centimetro o qualche millimetro, insomma. Ok, prendo il tutto, appiattisco leggermente e faccio una sorta di triangolo tra le dita, lo vedete? Una sorta di triangolo, schiaccio fino a che non mi appare un vero e proprio triangolo, che modellerò in questo modo. Con la pallina piccolina, se non avete la pallina fatelo anche con uno stuzzicadenti uguale, vado a schiacciare le estremità e faccio un po' questa sorta di rotazione che gli va a dare appunto l'incavo, l'angolo giusto appunto, ecco qui. Questo è l'orecchio, molto molto realistico. E lo prendiamo e glielo attacchiamo al folletto, così. Ecco qui. Non ci preoccupiamo se non aderisce bene, perché dopo con il pennino andiamo a mettere bene, andiamo a far aderire meglio la pasta, insomma, il filo. Ok, adesso faccio subito l'altro orecchio. Qua ci vuole un po' di velocità. Eccoci qua, pronti con le orecchie, naso e testa. Prossimo passo, sopracciglia, ciglia e bocca con la linguaccia da fuori. Prenderemo un po' di fimo color appunto raspberry, che sarà tipo ciliegia. Lavoriamo sempre un pochettino e andiamo a fare appunto le guanciotte al nostro follettino. Facciamo due pallini più o meno, facciamo un pallino, io mi trovo sempre a fare un pallino così piccolo, dopodiché lo prendo e lo taglio in due parti con il cutter, ecco qui. Ho fatto le due parti, lo divido e ci faccio due piccoli pallini. Prendiamo la testa del nostro follettino e li mettiamo praticamente in corrispondenza un po', andate bene, sotto l'occhio e lo schiacciamo in modo che si apra e diventa una guanciotta. Lo stesso facciamo dall'altra parte. Ed ora passiamo alle ciglia.